In italiano, chunking si traduce spezzettamento. Noi useremo il termine inglese. Per chunking si intende una strategia di apprendimento basata sullo spezzare e raggruppare ciò che dobbiamo imparare in modo che la nostra memoria possa assimilarlo più facilmente. Il chunking è alla base di tutte le mnemotecniche e le strategie di studio. È un principio flessibile che può essere implementato in moltissimi modi diversi. In sostanza, quello che dovete fare è, prima di tutto, individuare ciò che dovete imparare e analizzarlo, in modo da suddividerlo in sottoargomenti molto chiari. Poi dovrete raggruppare insieme quegli stessi argomenti, secondo un principio che sarete voi a scegliere. Cercherete di unire gli argomenti che vi sembrano più connessi tra di loro, oppure in rapporto causale l'uno con l'altro. Cercate di costruire una gerarchia che di fatto rappresenti il vostro modo di ragionare sull'argomento, sulla materia. Non dovrete per forza scegliere l'ordine in cui sono presentati sul libro. Potete stabilire voi il vostro ordine di apprendimento. I raggruppamenti che create dovrebbero essere tutti più o meno delle stesse dimensioni. Attraverso prove ed errori capirete la quantità di informazioni ideale per voi e dopodiché potrete tenere questa stessa quantità ogni volta che raggruppate qualcosa. Dopo aver analizzato il materiale, suddiviso e raggruppato, dovete solo stabilire l'ordine in cui impararlo e poi buttarvi sull'apprendimento. Seguite l'ordine che avete stabilito e aggiungete tutte le tecniche che avete imparato e che sapete funzionare per voi. Nel famoso paper di Miller, il magico numero 7 più o meno 2, il più citato studio di psicologia cognitiva della storia, si asserisce che la nostra memoria di lavoro è in grado di processare contemporaneamente circa 7 più o meno 2 informazioni, quindi dalle 5 alle 9 massimo. Suddividendo e raggruppando le informazioni possiamo aggirare la legge di Miller e migliorare la nostra capacità di studio. Fatta la legge, trovato l'inganno.